C'è una novità che riguarda Salvatore Baiardo. Baiardo è l'uomo dei Graviano, no? Aveva favorito la loro latitanza degli stragisti Graviano negli anni 90 ed era stato condannato a una pena molto lieve per favoreggiamento semplice. È tornato protagonista, l'ex gelataio, con le sue dichiarazioni, è stato sentito 5 volte dalla Procura di Firenze, che adesso lo indaga per calunnia. Avrebbe calunniato Gaspare Spatuzzo, collaboratore di giustizia, e Massimo Giletti a proposito della famosa foto che rivelammo sul quotidiano Domani, ed è indagato anche per favoreggiamento aggravato. Avrebbe protetto Marcello Dell'Utri, che è indagato per concorso in strage, indagine che era a carico anche di Silvio Berlusconi. Noi sul quotidiano Domani avevamo raccontato Baiardo, avevamo raccontato dell'alibi falso fornito a Giuseppe Graviano, condannato per la strage di Via D'Amelio, ma avevamo posto l'attenzione anche sul ruolo di indovino di Baiardo, che prima riesce ad anticipare l'arresto di Matteo Messina Denaro e poi, per questo l'avevamo ribattezzato Indovino in servizio permanente, negli anni 90 abbiamo ricostruito, in realtà aveva già anticipato la cattura, sapeva prima della cattura e del pentimento di Balduccio Di Maggio, uomo chiave per arrivare a Totò Riina, abbandonato da Provenzano e anche dai fratelli. C'è una novità che